ADN Kronos. Aggiungi contatto. Il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Valerio Masia. Oggi è mercoledì 10 luglio e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Cecilia Parodi. Vi odio perché mi avete rovinato la vita, la fiducia, la speranza. Sono le deliranti parole della scrittrice Cecilia Parodi, rivolte, come dice, contro ebrei, israeliani e tutti quelli che li difendono e che spera di vederli tutti impiccati, contenute in un video pubblicato su Instagram e poi rimosso. Video che sta sollevando un mare di polemiche, anche perché solo a febbraio scorso l'autrice era intervenuta a un convegno organizzato dai giovani del PD, una presa di posizione piuttosto dura sulla crisi in Medio Oriente che le è costata una denuncia a querela per istigazione all'odio razziale e all'omicidio, messa nero su bianco dal console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, Marco Carrai, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 640 bis del codice penale. Attivissima sui social network per sostenere la causa della Palestina, la Parodi sembrerebbe interessata anche a sostenere la causa di Hamas, come traspare da alcuni suoi recenti commenti comparsi in rete rilanciati su X nelle scorse ore. In particolare è diventata virale la conversazione social tra la scrittrice e un'altra utente. Parlando di Sinwar, il leader del gruppo terrorista a Gaza, la Parodi ha evidenziato: «Tra l'altro io lo amo immensamente per i suoi modi, lo amo quando grida, ho una cotta, un crush, come dite voi giovani». La stessa ha poi commentato le critiche ricevute con un altro reel su Instagram in cui non si scusa per le sue dichiarazioni e afferma che un crollo di nervi dopo mesi di genocidio è comprensibile, ma chi è Cecilia Parodi? Scopriamolo assieme. Cecilia Parodi è nata a Genova nel 1975 e attualmente vive in Sardegna. Consegue la maturità magistrale ed inizia subito a lavorare, ma la passione per la scrittura l'accompagna fin da bambina. Il desiderio di raccontare storie attraverso racconti brevi, poesie e collaborazioni saltuarie con alcuni mensili liguri si concretizza con la stesura del suo primo romanzo intitolato La luce bianca del mattino, edito da Morellini. Collabora con diverse radio e giornali, traduce e scrive per il Palestine Chronicle Italia, nel 2021 con Vento di Terra ONG e ICOPSI dell'Università Bicocca di Milano, crea il progetto Yozer Gaza, progetto rivolto a sostenere i professionisti nella creazione di reti a sostegno della salute mentale di bambini e famiglie nella striscia di Gaza. Tornando alle sue recenti affermazioni che le sono costate una denuncia, lo stesso console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, Marco Carrai, che ha fatto scattare il provvedimento, rivela che la scrittrice attivista esattamente un anno fa lo attaccò frontalmente in un messaggio privato su Instagram. In una nota Carrai ha evidenziato infatti di voler sapere se la Parodi fosse sempre in preda a un crollo nervoso quando nel luglio del 2023, sempre dal suo profilo, lo fece oggetto di ingiurie tramite un messaggio mandato sul suo profilo personale Instagram, messaggio peraltro oggetto di un'altra denuncia fatta all'epoca dal console. Per il momento la scrittrice non ha commentato la mossa di Carrai, stesso discorso per la segretaria Dem, Ellie Schlein. Un silenzio particolarmente sorprendente considerando la grande presenza social del PD quando si tratta di fare la morale ai suoi avversari, anche perché il 15 febbraio scorso la Parodi era in locandina in uno dei grandi eventi che misero in imbarazzo tutto il partito per la presenza di alcuni profili pro Hamas. Più di recente, il 30 giugno, la Parodi si è esibita anche a Roma in una giornata pro-PAL promossa da Culture Roma insieme a Oxfam e Medici Senza Frontiere. Dell'indirizzo degli eventi se ne occupa, tra gli altri, l'assessorato alla cultura a guida Dem. Oggi ci fermiamo qui. Domani un nuovo personaggio, un nuovo contatto da aggiungere.
Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.